Pochi giorni fa su Facebook non si parlava d'altro che del caso di bullismo avvenuto vicino a Cagliari. Lo testimonia un video che in poche ore diventa viralissimo, facendo il giro del web. Un gruppo di ragazzini fuori dalla scuola protagonisti di una scenetta vergognosa, che ha come protagonista una ragazzina bulletta spermina di categoria alfa, che prende a schiaffi, minaccia di morte e, la cosa peggiore, umilia una sua coetanea. Colpevole di aver postato una foto taggando la bulletta in questione o qualcosa del genere. E sapete benissimo come funzionano le cose: se sei la ragazza più popolare della scuola, ovvio che devi chiederle il permesso di postare una foto insieme a lei, capite? Se no, son cazzi amari. Comunque, dopo aver visto la scena di pestaggio, sinceramente frega cazzi del reale motivo. Ennesimo caso di bullismo con tanto di spettatori, e non è una cosa nuova, soprattutto qui sul web. Spettatori formati da un gruppo di ragazzine amiche della bulletta, che sicuramente la idolatrano e vogliono essere come lei, perché il capobranco la spermina alfa. Ebbene, se la ridono senza intervenire. Ancora più deprimente vedere il branco di spermini mascoli, categoria swag, risvoltini alti e scarpe tutte uguali, e indovinate un po'? Se la ridono e non intervengono. E per finire in bellezza, la vittima di bullismo viene accompagnata, derisa e insultata da tutti. Che bello! La cosa più triste è che la bulletta era completamente cosciente di quello che faceva, cosciente anche del fatto che veniva ripresa. Ebbene sì, in quel momento si sentiva la leader assoluta, protagonista, al centro del loro piccolo mondo, fatto di nulla. Dato che ci si accanisce in modo così violento, per così poco poi, con una propria coetanea. Complimenti piccola, sei la protagonista di questa settimana, sei la persona più odiata dal web in questo momento. Caso finito in procura e al tribunale minorile, video rimosso da Facebook e si torna alla vita normale. In effetti. Però, oltre al caso vergognoso di bullismo, io in questo video voglio parlarvi anche del popolo del web. Ebbene sì, come sempre me la devo prendere anche un pochino con voi. Ho letto tanti commenti sotto quel video. Wow! E devo ammettere che una buona percentuale di quei utenti su Facebook mi hanno fatto leggermente paura, anche un po' schifo. Ma innanzitutto paura. Iniziamo a distinguerli in varie categorie. Ci sono i vendicatori, quelli che all'improvviso si sono scagliati ferocemente contro quella ragazzina, insultandola, augurandole le peggiori cose. Mi sono letto le minacce più assurde e disparate. E quando vedi che alcuni commenti sono stati scritti da dei trentenni, quarantenni, cominci a credere sempre di meno in questo mondo. I peggiori sono quelli che volevano sapere assolutamente il nome della bulletta. Sì, che bello, così possiamo andare nel suo profilo e dirle le peggiori cose. Ma non è finita, ci sono anche quelli che una volta saputo il nome si mettevano a cercarla su Facebook e magari trovavano qualche altra povera disgraziata, perché sì, dovete sapere che su Facebook, se cercate qualcuno con il vostro nome e cognome, troverete sicuramente qualcuno che in realtà non siete voi, ma è qualcun altro. È normale, ok? E mi è capitato di vedere addirittura il commento di una ragazza che aveva lo stesso nome e cognome della bulletta, che invitava sotto quel video di non venire a chiedere l'amicizia e rompere le palle. Poi perché chiedere l'amicizia? Ditemelo. No, fatemi capire. Caro commentatore di Facebook, le voglio ricordare che se vede la foto di una quasi trentenne e non di una ragazzina che ha appena bullizzato una sua compagna di classe, evita di insultare, ti prego, sparisci da Facebook, chiudi tutto. Faresti un grosso favore a tutti, ok? Compreso a me. Poi in questi casi emerge la categoria dei genitori ideali, perfetti. Non per forza dovete avere dei figli per rientrare in questa categoria, eh? Basta scrivere un commento e dire: ah, se fosse mia figlia, guardate, non la farei uscire più di casa per mesi e mesi, anni, lustri, decenni, secoli. Oppure i genitori perfetti che riescono sempre a prevenire: se fosse stata mia figlia, col cazzo che avrebbe fatto una cosa del genere, bla, bla. Là. È molto semplice essere genitori modello con i figli degli altri. Bene, commenti su commenti, stronzate su stronzate, anche di ragazzini che sicuramente sono coetanei delle due protagoniste del video. Se fossi stato io lì, l'avrei presa a calci. No, piccola testa di cazzo, ti saresti piazzato insieme agli altri stronzi a guardare e a farti tante grasse risate. Punto. E poi quelli della mia generazione, insopportabili. La categoria inutile dei nostalgici. Ai miei tempi, quando io andavo a scuola, queste cose non succedevano. Ah.
cazzate. Allora, in quel momento io penso, o sei stata una vittima di bullismo e il trauma è talmente grande da indurre il tuo cervello a rimuovere determinati ricordi del tuo passato, oppure eri un bulletto di merda e fai tanto lo gnorri. Perché credetemi, ve lo dice un quasi trentenne, all'epoca succedeva anche di peggio. La differenza è che non avevamo gli strumenti tecnologici di adesso per documentare, o forse non si veniva picchiati dal bulletto di turno per un cazzo di selfie. È un periodo che abbiamo vissuto tutti. E credetemi che all'epoca venire in Italia ed essere fra le prime famiglie extracomunitarie nella propria zona ed andare a scuola dove c'erano ragazzini figli di bigotti filofascisti che durante la cena parlottano davanti ai figli della famiglia straniera venuta chissà da dove, non proseguo oltre. Potete immaginarvi come sono andate a finire le cose. La mente dei bambini è parecchio fragile. Il bullismo c'è sempre stato e sempre ci sarà. Ci piacerebbe tantissimo che determinati atti di bullismo avessero tipo una sorta di lieto fine. Come eravamo abituati da ragazzini nei vari film che facevano vedere su Italia 1 alle 10 di mattina, vi ricordate all'epoca? La vittima riusciva sempre a vendicarsi sul bulletto e a farsi anche la ragazza che gli piaceva. Oppure, nei migliori dei casi, diventavano anche best friend forever. Cose che nella realtà in cui viviamo non succede mai. Al massimo ti rimane una sorta di trauma per tutta la vita e quando rivedi quella determinata persona dopo tanti anni, continuerai ad odiarla. Punto. Quindi il bullismo c'è sempre stato. Con l'avvento dei social però riusciamo ad avere queste testimonianze da poter giudicare, discuterne assieme e cercare di trattare questo argomento molto delicato, provando in qualche modo anche a migliorarsi, cercare di usarlo come materiale per istruire le persone, ok? Però l'avvento dei social ha dato voce agli sprovveduti, che sono pronti a puntare il dito e ad accanirsi senza pietà, senza rendersi conto che in una situazione del genere, dove ci stanno dei ragazzini che litigano, si picchiano, una cosa normale che succede sempre, succede dappertutto e continuerà a succedere, e quello che era uno dei tanti casi di bullismo si trasforma in cyberbullismo, perché migliaia e migliaia di utenti che si accaniscono contro una ragazzina che fa una cosa da ragazzina, che fa cose stupide che purtroppo tanti ragazzini fanno in tutte le scuole italiane. Quindi, prima di accanirci, dobbiamo cercare di frenare i nostri pensieri e cercare di riflettere e cercare di capire per poter anche risolvere un problema come il bullismo. Ok? Alla prossima. Just for another chap. And then I saw her in the crowd, and I looked her in the eye.